C'è una confusione sostanzialmente sul tema partecipazione da un lato e dall'altra, diciamo, social network o forme di comunicazione via rete. Questi due momenti che avevano nella storia anche recente degli statuti separati e ben definiti si stanno mescolando e sfuggono sostanzialmente a un'analisi e anche a una teoria fondata con delle categorie sensate e anche pensate. Si dà all'idea di partecipazione una valenza che per esempio dimentica molto tutta una serie di componenti che un tempo venivano chiamate pre-politica, cioè le componenti che hanno a che fare con la cultura, la società civile, la vita quotidiana, le idee, i desideri, le passioni degli individui. Invece al contrario, i social network, che poi sono dei network pallidamente social dal mio punto di vista, flebilmente social, ma comunque meglio di niente, e invece in questi la sfera privata è dominante sostanzialmente. E c'è anche l'effettiva situazione un po' amplificata, ma l'effettiva situazione di un rapporto facilitato e diretto tra i soggetti che sono in qualche modo in grado di comunicare con Facebook, con Twitter e via di questo passo. Dalla parte, diciamo, della politica istituzionale c'è una visione, a mio parere, estremamente ridotta, nel tempo è diventata estremamente ridotta, molto povera, del concetto di partecipazione, dell'idea di partecipazione. Dobbiamo un po' rivedere l'uso attuale dell'idea di partecipazione, di cittadinanza, eccetera. Far parlare, diciamo, i cittadini in quanto cittadini a tutto tondo, quindi non separandoli dalla loro dimensione della vita quotidiana, delle relazioni, eccetera, e tenendo conto che una parte non piccola della popolazione, quella che ha relazioni reciproche, appunto, di prossimità, spesso non usa i social network o i social media. Quindi va accompagnata in questo processo senza, diciamo così, enfatizzare una possibilità, un'opportunità che in realtà richiede un po' di domestication, un po' di apprendimento che è completamente negato in questa parte. L'esperienza della fusione dei due comuni, eccetera, sono molto importanti per rimettere in equilibrio, di rimettere nella giusta dimensione quello che è un problema fondamentale. Io credo che se non si affronteranno a fondo questi temi, un'uscita positiva dalla crisi attuale sia molto difficile. Quando è venuta fuori l'idea di poter essere attivi, partecipi di un'esperienza di questo genere, che andava a riflettere proprio sulla filosofia della governance? Il laboratorio ha visto in questa occasione uno strumento di approfondimento di un nodo politico che non è per nulla figlio incisa, proprio nazionale e internazionale, basta pensare alla crisi del modello europeo. Come Communication Strategies Lab, quando abbiamo iniziato il processo partecipativo per la fusione dei comuni tra Figline e Valdarno e Incisa in Valdarno, abbiamo prima di tutto pensato come questi social network potessero essere degli strumenti capaci di aumentare la performance dei cittadini, soprattutto in relazione ad una grande problematica che era quella di eliminare quello che abbiamo chiamato un effetto zoo di tutti i processi partecipativi, dove vengono prese delle persone inserite all'interno di stanze, di contesti chiusi, e lavorano, producono documenti, deliberano a volte, sempre però all'interno di una gabbia dove tutti gli altri cittadini invece sono esclusi. I social network per noi sono serviti per far uscire dalle stanze della partecipazione quello che veniva creato. Social utilizzati non tanto per un'espansione democratica
dove però alla fine vediamo che questo non è poi così vero, perché pochi parlano e molti ascoltano. I social network possono servire dal momento di analisi per far emergere le situazioni e per confrontarle con quello che viene dall'alto. Durante i processi partecipativi, perché appunto i social network possono servire a comunicare all'esterno ma anche internamente ciò che accade in maniera molto rapida, e soprattutto anche dopo il processo partecipativo, perché ciò che è stato creato, ciò che è stato deliberato può essere alla fine materiale accessibile, facilmente accessibile a tutti gli altri cittadini che riescono a partecipare. Fidine e Cisa l'hanno capito, e hanno capito che la partecipazione è una cittadinanza, è la forma più alta di cittadinanza, oggi è l'unica vera forma di cittadinanza. Guardare il problema concreto dove c'è un problema di sistema. È cambiato un clima, il clima di stare in due città pensando a una città futura, dove le persone con la loro vita normale possano pensare a una modalità di cittadinanza, un modo di interpretare la loro cittadinanza, sì, completamente diverso.